Incredibile su Putini Waves, pazzesco e assurdo. Ragazzi, incredibile, ho appena registrato il nuovo episodio di Silent Zone Zero, dove abbiamo esplorato le novità della patch nuova e i miglioramenti che ho fatto off camera. Incredibile, adesso faremo lo stesso su Putini Waves, pazzesco e assurdo. Allora amici, prima novità incredibile, vi avevo promesso che avrei fatto off camera l'evento della luna incredibile e abbiamo ottenuto questo personaggio simpatico e incredibile. L'ho portato al 40 e l'ho provato e vi dirò, nelle giuste circostanze può dare forti soddisfazioni, più che altro perché alcune volte mi vengono delle combo simpatiche con Shang-Li e lui, che sono abbastanza spicy, ragazzi. Però voi dovete capire una cosa importante, che io su Putini Waves ho fatto un errore che mi prometto di non fare mai più nella vita. Cioè, io ho fatto l'errore di fare la missione di ascensione qualche episodio fa ormai, e quindi tutti i nemici ce l'ho dal 55 in su. Ma i miei personaggi sono al 40. E giustamente mi potreste dire, vabbè, ma non hai letto che il mondo di gioco cambiava così tanto? No ragazzi, perché in Genshin, quando tu fai l'ascensione, di solito il range è, se tu sei a livello 40, i nemici sono al 50 massimo. Qui ragazzi era dal 40 al 55 e oltre. Quindi ragazzi, io mi trovo molto in difficoltà da un paio di episodi a sta parte, perché io devo portare assolutamente i personaggi al 50. Ci vuole un bel po' a portare i personaggi su al 50, ragazzi. È un farming non violentissimo, però ci vuole parecchio. E quindi ragazzi, per il resto io mi trovo in difficoltà, perché i nemici sono tutti fortissimi ragazzi, quindi non posso fare le challenge, gli ologrammi, tutte cose nuove che hanno messo, perché sono targate su un livello più alto ragazzi. Io fin quando non porto almeno sti tre personaggi al 50 e non faccio mai più missioni di ascensione fin quando non ho i personaggi all'80, io mi trovo un po' in difficoltà con le cosine extra che vorrei fare ragazzi, capito? Infatti io con l'esplorazione non posso andare troppo avanti, perché ad esempio qui sotto non dico che mi sciottano, ma quasi. I boss da 40 resine non li posso fare, ragazzi. Ho sbloccato la scimmia, ma la scimmia sta tipo a livello 55, quindi non lo posso fare. Cioè, a malapena riesco a affrontare l'Inferno Rider, che mi serve tra l'altro per farmare i pezzettini per Shang-Li, ragazzi. Quindi mi rode un po' che su Withering Waves ho fatto sta cavolata e quindi sto soffrendo un pochino nel cercare di portare i personaggi su di livello, ragazzi. Però piano piano, almeno se riesco a portare Shang-Li a 50, potrebbe essere una cosa positiva, ragazzi. Per il resto, a parte farmare un pochino per portare i personaggi al 50 e ottenere questo personaggio, non è che ho fatto tante altre cose, ragazzi. Ho sbloccato un pochino di teleport, soprattutto quelli della parte sotto. Questa zona ancora non l'ho esplorata, perché devo andare avanti con la missione principale. Ho sbloccato, come vi dicevo, alcuni boss da 40 resine che ho affrontato, e alcuni ci sono riuscito, altri sono un po' difficili per adesso, incredibile. Questa è la zona dove abbiamo fatto l'episodio scorso la missione incredibile. Ho scoperto che questo è un raid boss di quelli settimanali, quindi GG. Per il resto ragazzi, adesso proveremo il personaggio nuovo, che mi avete detto che è fortissimo, e poi andremo avanti con la missione principale ragazzi. Almeno mi sbloccano cose nuove, almeno magari riesco a arrivare alla regione nuova per ottenere i materiali di Shang-Li ragazzi. Incredibile. A livello di pull siamo messi abbastanza bene su Putini Waves ragazzi. Calcolate che il mio ultimo personaggio che ho summonato è Shang-Li, che una patch fa. Vi faccio vedere gli eventi. Hanno messo questo evento che è col personaggio nuovo, che l'art di questa roba è senza senso ragazzi, è di una bellezza sconcertante. Ovviamente la missione sua non la posso fare, e quindi ragazzi, meno gemme per me. Gli eventi, come su Zelda Zone Zero ragazzi, sono targati per l'endgame, io non li posso fare purtroppo. Che dovete fare? Il gioco mi diceva prova a fare questo evento. Sono andato a vedere il livello ottimale al 90. Ciao. Questa pure è una missione che non posso fare. No, forse questa la posso fare, eh? Parade of Stars, questa magari ci proviamo. Questo è l'evento per entrare incredibile ragazzi, di una bellezza questo personaggio che non ha senso. Ora la proveremo, questo personaggio che si chiama The Shrew Keeper, che dovrebbe essere un personaggio che ha un legame molto forte con il protagonista della storia incredibile. Non credo cambia a seconda se prendi Rover o prendi il maschietto che non so il nome. E qui tutte le altre cose sono uguali ragazzi. Allora io vorrei provare subito lei ragazzi, perché mi avete detto che è fortissima. Mi avete detto che è un support healer, che infatti molti di voi hanno sostituito Verina con lei. Vi faccio vedere quante pull ho. Il banner è questo. Ho 69 pull, quindi non lo so ragazzi. C'è una parte di me che la vorrebbe summonare. La sua ultimate fa un'arena dove se fai più danno dentro ti cura e fa più danno ragazzi, senza senso veramente. Quindi sono molto tentato di prenderlo. Ho 20 giorni per pensarci ragazzi. Oggi forse non summonerò per lei. Facciamo una pull da 10 se la trovo bene, altrimenti aspetto. Più che altro perché nella prossima patch c'è Camellia, quella che usa le piante sus, e dai leak che ci stanno lei sembra veramente veramente forte ragazzi. Però ancora non è uscito nessun leak video per quanto riguarda come funziona il suo stile di combattimento ragazzi, quindi vorrei aspettare. In 20 giorni sono abbastanza sicuro che uscirà qualche leak e quindi mi farò un'idea. Però una summon la faremo su questo banner incredibile. Questa è la sua arma, ovviamente a tema farfallina.
Qui possiamo fare una summon da 10. E vabbè, facciamo una summon da 10 su standard band, ragazzi. Magari troviamo Encore, che non l'ho mai trovata. Dai, una botta di vita, vai. Ok, abbiamo trovato una copia di lei, che non è male, va bene. Abbiamo lei a C2. Che fa C2 la signorina? I suoi attacchi pesanti ricaricano energia, ma non è male. Eccola qua. Come vi dicevo, lei è una mega support healer Naida style, ed è stilisticamente senza senso. Ha il potere delle farfalline sus, può diventare una farfalla sus. Insomma, ragazzi, tanta roba. Io vi ripeto una cosa che vi ho già detto nello scorso episodio, ragazzi. I personaggi di Wuthering Waves sono di una classe che veramente non hanno senso, ragazzi. Guardate la bellezza di questo personaggio, ragazzi. Wuthering Waves farà uscire meno personaggi rispetto ad altri gacha, però tutti quelli che escono sono di una bellezza a livello proprio stilistico, ragazzi. Cioè, proprio a livello artistico sono di una bellezza sconcertante, ragazzi. Veramente da paura. Okay. Wow. E diventiamo una farfallina sus. No, ragazzi, ma che stai dicendo? Cioè, meriterebbe la summon solo perché puoi diventare una farfallina sus, ragazzi, ma dai. Wow, no, vabbè, ma la farfallina è bellissima, ragazzi, ma dai. Non credo faccia tanto danno, però proviamola. No, aggra pure i nemici come casua. Però il danno lo fa un pochino, dai. Non è un danno pazzesco, ma voglio vedere com'è in combo. Wow. You're wide open. Facciamo la tartarugona, ok? Facciamo la ulti. Che spettacolo. Adesso dovremmo fare più danni tutti quanti. Wow. Wow. Allora, non so quanto il buff aumenti in base a quanto stai nella zona sus. Però secondo me deve essere un danno importante. Però dovrebbe cambiare pure colore la zona. In base a quello che fai, vedi, adesso è azzurra. Dopo un po' diventa gialla. Se diventa rossa fa ancora più danno. C'è poco da dire. Secondo me lei è veramente rotta. Guarda che spettacolo che è la zona qua. Guarda che roba. Meriterebbe di essere sumata, perché tra l'altro healer servono sempre. E vedi, è gigantesca sta zona. È come quella di Naida. Bellissima, ragazzi. È di una bellezza sconcertante. Cura pure tantissimo con la... con la Y, veramente assurda. Ragazzi, tanta roba, sono veramente indeciso se summonare per lei. Ne facciamo solo una da 10, ragazzi. Poi aspetto. Se io, off camera, quando sarà, vedrò com'è Cammellia. Il suo stile di combattimento mi fa impazzire. Me le tengo e summoniamo per Cammellia quando uscirà. Se non mi piace, la summono, cerco di ottenerla e la vedremo insieme nel prossimo episodio, fisicamente, quando ce l'avremo nel team, ragazzi. Però dai, una pull la facciamo insieme, dai. Una da 10, ragazzi, dai, non fa mai male a nessuno, dai. Se la trovo bene, altrimenti amo. Va bene così, ragazzi. Ok, abbiamo trovato C2 di lei e C2 di questa. Va bene, ragazzi. Ok, C2 di lui. Che fa la C2 di lui? Ti fa guadagnare più energy recharge. E lei invece? Ragazzi, se vedete questa cosa delle luci oggi, che sta diluviando da me. Però per qualche oscuro motivo, quando di solito fa così, mi salta proprio la corrente. Solo le luci fanno questo problema, non il resto delle apparecchiature elettroniche. Veramente sussa questa cosa, ragazzi. Incredibile. Allora, intanto andiamoci a eliminare l'Inferno Rider, così almeno ho 3 materiali per portare su Shang-Li. L'ho battuto un paio di volte off camera, ragazzi. Non è proprio, come dire, un toccasana. Però ripeto, lo stesso problema di tutti gli altri boss, ragazzi, è il fatto che sono duri da morire, perché sono a livello, ve lo dico a che livello sta, ragazzi, a livello 50 minimo, sto qua, 55, ragazzi. Allora, ragazzi, ripeto, l'ho sconfitto un paio di volte, non è facile per niente, però poverina. Piano piano, ragazzi, vi faccio vedere pure come combatte lui, eh, che fa abbastanza danno, diciamo, non tantissimo, però. Meno male che riesco a curare bene con Verina, perché altrimenti è finita. Vedi, danno lo fa lui comunque, eh? Facciamo la ulti di Verina. Cerchiamo di levargli più stamina possibile. Facciamo la ulti di lui. Vai, Shang-Li. Ok, gli ho rotto l'equilibrio, meno male. Dai, dai. Vai, vai. Ulti. Vabbè, non è un danno assurdo, ragazzi, però mettetevi nei panni sus. Ok, no, 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 no.
muore lei, è finita. No, devo switchare, non mi fa switchare. Ok. Lo sai? Vai, lui. Ora. Che adrenalina. Ragazzi, non avessi mai detto che la luce poteva saltare incredibile. È saltata la corrente incredibile, ragazzi. Sta diluviando. Comunque lo abbiamo sconfitto, ragazzi. Ho dovuto riucciderlo da capo perché mi è saltata la corrente a mid combattimento. Inutile dirvi che l'ho dovuto quindi sconfiggere due volte. La prima non ho neanche preso il loot perché mi è saltata la corrente. La seconda ci siamo riusciti, incredibile. Oh yeah, ragazzi, finalmente tutti i materiali. Mi sa per portare Shangri su di livello, finalmente. Se riuscissimo a portare Shangri al 50 in questo video, ragazzi, secondo me sarebbe una piccola soddisfazione pazzesca e assurda. Ora ci servono 4 frutti. Dove li posso trovare questi 4 frutti incredibili? Potrebbe averli una farmacia, questi 4 frutti, ragazzi. Riusciamo a portare al 50, ragazzi. Secondo me cambia il gameplay da così a così con un personaggio al 50, eh. I might be able to make it taste good. Ok, prendiamone tipo tutti. Be sure to pay close attention. Ok, abbiamo i frutti. Ci manca che cosa per fare l'unlock del 50? Mi serve un braccialetto che si trova... Ah, è un drop dei nemici comuni. Ho un'alternativa? Tipo weapon shop. Subito, ragazzi, weapon shop, vai. Ci serve un braccialetto, ragazzi, dai, dai, dai. Eccolo, posso farne 4. Dai, ascend. Sì. Mamma mia, Shangri-La al 50, ragazzi. Level up. Ragazzi, tocca usare 4 di questi. Usiamo quelli viola. Shangri-La al 50, mamma mia. Mi sembra una cosa positiva. Possiamo portare pure l'arma al 50? Ci servono gli slime. Questi slime come li faccio? L'arma non la possiamo fare. Beh, l'arma la farò off camera, magari. Però già che abbiamo fatto questo, mi sembra un passo avanti. E ovviamente potrei iniziare anche a aumentare i talenti, ragazzi. Però devo farmare un botto di materiali, ragazzi. Ok, ragazzi, quindi già che abbiamo portato lei al 50, mi sembra una cosa molto positiva, amici, eh. Molto bene. Ok, iniziamo la missione principale, praticamente nuova, dopo quella che abbiamo fatto l'altra volta. E quindi abbiamo evocato questa specie di Paimon che ci perseguiterà adesso. Vediamo un po' che succede andando avanti, va? Ho letteralmente parlato solo con lui, che mi dice che c'ha sempre fame. Mi ricorda veramente Paimon, sto coso. Che si chiama Abby, tra l'altro, lui, sus. E mi dice che devo andare in questa zona assurda lontanissima, ragazzi. Possibile che mi sbloccano l'isola? Non lo so, Però è un punto sus... vicino a quel porto che ci siamo andati qualche episodio fa e non abbiamo trovato un modo per andare nell'isola, ragazzi. Ah, voglio provare. Vedi che adesso sono diventati non più rossi ma gialli, perché ho Shangri a 50. Adesso sì che cambia la situazione, amici. Sì. È certo che cambia la situazione adesso. Ok, abbiamo sbloccato il teleport. E questi sono gli ologrammi che vi citavo a inizio video, che io non posso fare perché sono tutti targati, secondo me, a un livello alto, ragazzi. Almeno quelli che ho scoperto io. Fidatevi, questi menano più dei boss da 40 resine. Ci ho provato, ragazzi, non si possono fare. Al 60 li elimineremo tutti, ragazzi. Guarda che arriviamo all'isola nuova, vedrai. Letteralmente, ragazzi, dovevo fare un dialogo e possiamo andare nel content nuovo con Shangri, ragazzi. Incredibile, mi ero dannato a capire come ci si arrivava. Sono contento. Io vi ricordo che il rover adesso noi ce l'abbiamo potenziata, eh. Adesso abbiamo rover oscura, eh. Che tanta roba, eh. Wow. Vedi, Shangri canta pure, ragazzi. Dove vi ho detto che Shangri è best waifu? Ok. Sì, sembra proprio un drago quello. Immagino a che livello saranno i nemici qua. Ai ai ai. Meno male che l'abbiamo portato al 50. Visto come si mette in posa, sus. Tanta roba, Shangri. Ah, possiamo ricostruire. Fighissimo. Molto figo. Possiamo ricostruire le cose tipo Enotria. Ma volevo dire, i nemici a che livello erano? 64! Ragazzi, al 64 i nemici, no! Non mi dite così! Sarà più dura del previsto? Di quando sono dei polli, come dire? Non è un problema, però! Ok,
Peccato ragazzi, non me l'aspettavo al 64, mi sento come a Sakurajima. Ah, ma questi però sono al 55. Forse i nemici di West sono un po' più facili. Può essere pure, grande, vedi che fa delle combo spicy. Dai. Ah, gli amici, questi fanno male, facciamogli l'ultima. Ah, 2000 non è male. Meno male che c'ho Verina, ragazzi. Una Verina, questa zona era un dramma. Parliamone. Elementation. Grande. Ok, va bene. Expand again. Grande, va bene. Use long range weapons on the proton box to cut off its energy. Ok, abbiamo aperto la porta, sus. Quella è la montagna che sembra un drago, vabbè, che spettacolo. Secondo me ci possiamo arrivare in cima, Per un attimo pensavo che il freddo mi facesse danno. Tipo Dragon Spine. Dragon Spine un po' risomiglia qui, Pure lì c'era il drago Sus. Prendete qui, i cattivi hanno attaccato i buoni e poi si sono tutti congelati. Va bene. Interessante. Ok, dobbiamo andare dietro la cascata. Dobbiamo rompere. Ok, andiamo. Allora, qui ci sono i sopravvissuti, che sono sopravvissuti a questa specie di evento Sus che ha congelato i nemici fuori. E abbiamo incontrato questa signorina che dovrebbe essere il leader. E tra l'altro ha un design molto interessante lei. Chissà se un giorno sarà giocabile come personaggio. A livello 57, ragazzi. Non so se potremo andare avanti ancora per molto in questa missione, Perché, come vedete qua, sono nemici veramente forti. Eliminiamo subito questi qui. Ci ha levato metà vita con un colpo. Ok. Domani che lui fa questi attacchi away che sono molto utili, Ok. Oh, fai l'attacco away di meno, bro. Adrenalinico. Eccolo. L'uomo degli attacchi sus. Ok. Ok, siamo la ulti. Siamo la ulti di lui. La ulti di lui fa veramente un botto di danni. Facciamo la ulti di lei. Ancora? Ah, amici, questo non me l'aspettavo. Brivido del combattimento, ragazzi, veramente. Quando ci sono tanti nemici, il tizio elettro fa veramente dei danni importanti. Ok, la ulti. Ragazzi, incredibile. Direi di fermarci sotto questa montagna pazzesca e assurda. Come avete visto, i nemici, ragazzi, cominciano a essere veramente belli tosti. Però, nonostante la durezza dei nemici, ragazzi, ci siamo comportati abbastanza bene. Abbiamo portato Shang-Li al 50. Abbiamo provato il personaggio nuovo. Abbiamo iniziato la missione nuova. Abbiamo sbloccato l'isola. Prossimo episodio, ragazzi, non lo so quando sarà su questa serie incredibile. Se ci dividiamo direttamente con Camellia, se uscirà nella prossima espansione, oppure farò un altro episodino dove andiamo magari avanti con la missione. Vi farò vedere The Shrowkeeper, il personaggio nuovo, se lo summono. Per adesso, ragazzi, vi ringrazio. Cercherò di farmare un pochino off camera. Dal doggo di questo personaggio è tutto. Ragazzi, che cosa con voi? E ci vediamo al prossimo episodio. Wow!